la prima della prima, diciamo, questa sera, perché c'è una nuova direzione artistica, ma sono 60 anni che lo Sferisterio si illumina per il Macerata Opera Festival. È un evento importante, il 60° è un traguardo eccezionale per una stagione lirica importante. È stata scelta la Turandot, un'opera fantastica, sicuramente il tempo ci assiste, il caldo, quindi c'è tanta gente, sold out. Parlavo con gli organizzatori e il sindaco di Macerata, c'è molta presenza sia italiana che straniera, quindi siamo fiduciosi che sarà un evento che ci darà rappresentanza sia nel territorio regionale che a livello nazionale e internazionale, quindi sarà divertente e sono sicuro che saremo grati a Macerata per tutto quello che stanno facendo. Ecco, come hai detto, tante le realtà che troviamo anche qui stasera, dalle istituzioni alle aziende, quindi è anche un'occasione un po' per cimentare, no, tutte queste realtà. È vero, noi dobbiamo avere dei punti di riferimento concreti sia nel mondo dell'impresa ma anche nel mondo della cultura, dell'arte e della storia. E lo Sferisterio e la lirica rappresentano il foro all'occhiello di questo territorio, lo dobbiamo valutare e lo dobbiamo unire con le nostre eccellenze, in particolare della manifattura, che deve essere fatta con tradizione, e lì noi possiamo dare veramente un valore aggiunto, perché di storia ce n'è tanta e la possiamo coniugare con tutto quello che facciamo. Quindi viva Macerata Opera Festival e buona serata a tutti. Grazie. Siamo col commissario Castelli, ecco, ci troviamo di fronte allo Sferisterio, sentiamo il secondo suono della campanella, e quali sono le aspettative su questa serata? Sempre alte, poi insomma lo Sferisterio ci abitua a sorprese, a sperimentazione, a provocazione, quindi non è mai scontato essere qui, è sempre un gran piacere, non è solo una questione mondana ma di autentica interpretazione del melodramma. E poi aggiungo, dal commissario alla ricostruzione, che ho constatato con estremo piacere quanto sia difficile accedere a Macerata, perché molti sono i lavori che finalmente si sono avviati, il quartiere Pace, via Zorzoli e poi il sottopasso, insomma tante cose che uniscono il dilettevole all'utile, al necessario, che si chiama ricostruzione.